Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi pillole creative in collaborazione con il sito NBiz. Dal sito NBiz ho preso davvero tantissime cose interessanti. Vi faccio un veloce ricapitolo per chi si fosse perso l'unboxing, ve la linko anche qui nella i di informazione. Vi faccio velocemente un piccolo ricapitolo di tutte le cosine. Ho preso gli chaton della Swarovski, questi qui da 8 mm, questo è il codicino. Poi ho preso diversi charms in argento tibetano, c'è appunto questa qui che è la conchiglietta, poi ho preso anche la stella, davvero bellissima questa, poi ho preso un attimino le tartarughine, gli elefantini, li ho presi anche in dorato gli elefantini, aspettate che li trovo, che ce l'ho, ho qui davanti, ho tante cosine, eccoli qui. Poi ho preso anche le madonnine che avete visto anche utilizzate nell'altro pillole creative sempre in collaborazione con il sito NBiz. Poi ho preso chiodini, palline in acciaio, sia queste da 3 mm ma anche quelle in colorazione oro, ed eccole qua, da 4, tra cui anche le rocaille della Togo. Infatti ho preso queste qui che sono le PF551 e sono appunto le permanent finish. Poi anche una sezione dedicata agli Swarovski, insomma ha tantissime cose davvero interessanti. In questo pillole creative voglio mostrarvi un'altra versione del bracciale. L'altra volta, per chi si fosse perso il video in collaborazione, il primo pillole creative in collaborazione con NBiz, vi ho mostrato la versione di questo bracciale con appunto lo chaton incastonato, davvero molto carina quella versione. Adesso vi mostro una versione molto più semplice, che è questa qui, ed eccola qua. Ho realizzato questo graziosissimo braccialetto sempre con il cordoncino preso appunto dal sito di NBiz, e poi ho aggiunto qualche charms, e poi come centrale ho aggiunto questo cerchio fatto, quelli lì che si utilizzano anche per il brick stitch, e volendo oltre al cerchio possiamo anche utilizzare altre forme, c'è anche il cuoricino che è anche qui centrale, sta divinamente, e in questo modo possiamo realizzare tantissimi braccialettini estivi adatti anche per i mercatini, perché no. E poi qui sul cordoncino con un anellino da 4 mm ho aggiunto questi charms, l'effetto è davvero molto carino anche indossato. E poi vi mostro anche un'altra versione di orecchino con lo chaton da 8 mm incastonato al peyote. Ho realizzato questo graziosissimo orecchino, davvero molto molto carino. Questo era proprio il centrale del bracciale dell'altra volta, con appunto l'incastonatura al peyote realizzata con 20 rocaille della Toco di base, e poi ho aggiunto queste perline sporgenti nei laterali, e poi ho aggiunto questo salvafilo. Per chi non conoscesse il salvafilo, sono appunto questi elementi davvero indispensabili per poter fare o questo genere di lavorazione, oppure per quando si utilizza un cavetto d'acciaio rivestito per fare le collaline, gli stringicollo. Poi ho aggiunto una semplice monachella in acciaio, questa qui, e poi sotto ho aggiunto questa graziosa madonnina che già vi mostravo anche nell'altro video, che è davvero carinissimo questo charms perché è bello rifinito, non so se si nota, ma è lavorato anche sul retro, oltre in rilievo c'è la madonnina. Davvero carinissimi questi orecchini e ne realizzerò tantissimi. C'è chi osa con orecchini grandi e vistosi, non so, realizzati al sutacio, all'embroidery o anche in tessitura di perline, ma c'è chi porta principalmente cose semplici, quindi cerco sempre di fare le due varianti in modo da accontentare entrambe la clientela. Vi mostro anche il braccialettino con il cuoricino centrale, così da mostrarvi anche un'altra opzione. Rieccomi, questa è la seconda versione con il cuoricino. Ho pensato di aggiungere all'interno l'elefantino, davvero carinissimo in questo modo. Te lo trovo graziosissimo e adorabile, questo sicuramente lo indosserò io. Ve lo mostro anche indossato, un attimino. E questo è il braccialettino indossato, davvero molto carino, semplice ma carinissimo. E questo è il retro, carino carino. Poi l'elefantino si muove perché ho aggiunto un piccolo anellino qui in alto, in modo che volendo si muove un pochettino, c'è questo giochetto.
davvero carinissimo. Voi cosa ne pensate? Sono delle idee davvero semplicissime, non c'è nulla di complesso o di articolato. Dicevo, scusatemi, sono stata interrotta, mi chiamano sempre qui a casa. Quindi bisogna accontentare chi cerca ovviamente delle cosine un po' più particolari ed elaborate come lavorazione in tessitura di perline con diverse tecniche di tessitura e c'è chi cerca appunto delle cosine assemblate come può essere o questo orecchino che già un pochettino di tessitura c'è vicino perché c'è l'incastonatura ma è molto semplice nell'esecuzione e oppure ancora più semplice qualcosina di assemblato tipo in questo caso dove c'è appunto il cordoncino, il cuoricino e poi l'elefantino, non c'è nulla di complesso da realizzare. Avevo preso anche sul sito di MBiz questo set di cordoncini, attimino che ve lo mostro, questo è il codicino. Sono diverse colorazioni, li vedete un po' tutti ammassati perché li ho ammassati io. Cercavo di realizzare qualcosina in macramè, ma sono arrivata alla deduzione che non sono capace col macramè, devo fare tante prove perché nodo su nodo mi viene tutta una lavorazione abbastanza storta. Non vi mostro neanche le mie prove, i miei test. E pensavo di realizzare dei braccialettini fatti al macramè, ma sono negata. Quindi, se avete qualche consiglio oppure qualche tutorial, linkatemelo nei commenti in modo che vado un pochettino a studiare la tecnica. E pensavo fosse semplice da fare un braccialettino in macramè, ma parlando anche con alcune amiche, anche per loro resta un pochettino ostica questa tecnica e quindi non è soltanto un mio problema, meno male. Siamo in tante che in pratica abbiamo difficoltà con il macramè. E adesso ho visto che anche Antonia ha realizzato delle bellissime lavorazioni al chiacchierino. Quella è un'altra tecnica che mi affascina tantissimo, ma non so se sarò in grado di realizzare qualcosina al chiacchierino. Bravissima ad Antonia. Questo posto l'ho visto nel club delle perline. Vi invito ad iscrivervi al gruppo. Il gruppo lo amministro insieme a Monia, Carolina e a Terry. Mando un grosso bacio a tutte, grazie per sopportarmi e supportarmi. Niente, vi invito ad iscrivervi anche al gruppo, così ci scambiamo ulteriori consigli e qualsiasi cosa, possiamo parlare di tutto in quel gruppo, non ci sono limitazioni, l'importante è sempre il rispetto e l'educazione. Quindi niente ragazze, io vi invito ad iscrivervi al gruppo, vi lascio anche il link in descrizione. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video, che siano appunto pillole creative o tutorial, non lo so, però restate aggiornati, attivate la campanella e alla prossima. Ciao, ciao a tutte!